Salve a tutti da Legio Patria Nostra Italy, il primo canale sul tutorial della legione straniera in due lingue, italiano e spagnolo. Oggi volevo parlare della legione e la famiglia. La legione è, sarà per i vostri anni di contratto, la vostra famiglia. Quindi sarà, fino a che non uscirete, sarà la vostra famiglia. Come il motto Legio Patria Nostra, quindi il motto anche del mio canale, Legio Patria Nostra, quindi la legione è la tua patria e famiglia. La legione ha messo delle tradizioni che bisogna rispettarle. Quindi il padre della legione straniera, che dovete, quando entrate alla legione straniera, sempre ricordarvi il generale Rolet. Quindi generale Rolet è quello, il padre della legione, quindi lo chiamo le père della legione étrangère, il padre della legione straniera. Perché? Perché è lui che ha messo tutte queste tradizioni alla legione straniera, che per me sono buone, ma per alcuni non gli piacciono, quindi perché alcuni, come ho detto, non tutti vengono per l'avventura, la maggior parte vuole i soldi perché sono morti di fame, quindi hanno bisogno di soldi per costruire una casa nei loro paesi e guadagnare un po'. Non è come l'europeo viene e cerca l'avventura, ma gli altri cercano solo di avere la cittadinanza francese, vivere in Francia, prendersi gli aiuti sociali, prendersi le cure gratis, quindi cercano solo questo. E delle volte dovete avrete contrasti con tutto questo tipo di gente che non è lì per questo. Quindi se voi volete avanzare, saranno loro a bloccarvi perché non vogliono imparare tanto di quello che sanno già. Quindi, per dirvi, la legione è la vostra famiglia. La dovete servire, la dovete amare. Se non la amate, è meglio uscire. Quindi è un consiglio mio, meglio uscire se non l'amate, perché troverete tante cose che non vi piaceranno, e sono qui a dirvelo. Non critico la legione straniera, che la legione straniera non è da criticare, perché è un corpo, uno dei migliori corpi al mondo. Solo che vi dico come è lì, come ognuno, quindi ognuno ha i suoi obiettivi là. Nessuno gliene frega, alla maggior parte che viene lì per i documenti non gliene frega niente di fare militare, non gliene frega niente della guerra, non è come voi che guardate questo canale. Quindi la maggior parte lì viene per los dineros, money, cittadinanza e eccetera eccetera. Mi spiace dire questo, ma lo vedrete voi con i vostri occhi, come la maggior parte di italiani l'ha visto. Poi dipende dal reggimento, come vi ho detto, dipende dalla compagnia dove siete, troverete quello che veramente ama la vita militare. E la maggior parte, come vi dico, sono di origine europea che amano questo. Poi ci sono, ho visto, incontrato degli ucraini anche, come ho visto qualcuno che si è fatto 4 mesi, dopodiché non ha visto quello che voleva, è stato corretto, ha chiesto di partire via. E adesso, non voglio dire il nome, sta combattendo in Ucraina, quindi è diventato uno dei capi in Ucraina. Quindi, per dire, la legione può piacervi come non può piacervi, e come dico, il mio modo di dire, la legione siete voi che la fate, siete voi che fate la vostra vita in legione. Come qualcuno mi dice, che qualcuno ha scritto un libro sulle sue esperienze, sono le sue esperienze, le ha scritte, e bisogna apprenderle, leggere la sua esperienza, e un giorno vi presenterete i cancelli, farete voi la vostra vita nella legione straniera come l'ho fatta io. Quindi la legione sì, è la vostra famiglia, la legione vi dà tutto, la legione non vi lascia nella merda,
La legione vi proteggerà sempre dappertutto dove andrete. Quindi se uscirete e avrete dei problemi quando uscirete nei vostri weekend, la legione vi proteggerà, come già successo quando qualcuno è stato attaccato con un colpo di coltello, si è difeso e ha ucciso l'altro, ma hanno visto, quindi hanno, dopo 3 mesi il ragazzo è uscito di prigione, il legionario è uscito di prigione perché era legittima difesa, quindi la legione è intervenuta per questo motivo. Quindi io questo l'ho detto a titolo informativo, non vado a dire cose sulle mie esperienze di quello che ho fatto, come ripeto, questi video sono a titolo informativo per prepararvi meglio a una vita sulla legione straniera. Non sono il mito man, ho fatto in totale una missione in 5 anni, ho fatto dei vigipirate, ma non sono quel tipo che ha piene medaglie come tanti altri, quindi non prendetemi come un supereroe. Sono qui, la pagina è fatto a titolo informativo sulla legione straniera. Con questo il video termina qui, vi ringrazio a tutti da Legio Patria Nostra Italy.